Fra pochi mesi dopo... Venite, presto, presto. Nessuno che ti vede. Andiamo avanti, presto, presto. E gli sarei assicuro. E davanti a lei non c'è niente da paura, niente. Eccoti. Qui, dentro, dentro. Va bene. Giusto, giusto. Ecco, ci siamo, cara. Qui di porta. Chiudi a chiave, sta vedetta. Tira le tende, fa una. Chiudetelo. E adesso, cara, se vuoi sederti qui, quest'ultimo dono, bambina, è per te. Il simbolo della regalità. La corona che porterai in grazia e bontà e che per diritto ti spetterà. No, così non va bene. Venite. Lasciamola sola per un po'. È per il giovane che ha conosciuto. Cosa possiamo fare? Niente. Sapevo che conosco... Mamma mia! Cos'è una luce lanterna? Oh! Ipnotizza. Ma che succede? Non vedo perché debba sposare un vecchio principe. Beh, non spetta a noi decidere, cara. Cribbio. Dovremmo dire a Re Stefano di questa giovane. Andiamo a dirglielo allora. Ascoltate! Malefica! Rosa! Rosa! Ma perché l'abbiamo lasciata sola? Rosa! Torna indietro! Avanti! Rosa! Dove stai? Rosa! Torna qui subito! Non avvicinare qui, ti prego! Rosa! Ti prego, torna subito qui. Attento! Prima che ti metti la bestiaccia. Attento! Oh, quell'anno, no! Non avvicinare. Rosa! Non toccare niente! No, no, no. Tocca il pulso. Toccalo, ho detto! È troppo tardi! Povere sciocche semplicione! Pensavate di poter sconfiggere me! Me, la signora di ogni male! Bene, ecco la vostra adorata principessa! No! Perdonarmi. È colpa di tutte. È colpa mia.
Stefano, devo dirvi qualcosa di molto importante. Non in questo momento, Umberto. Vale una cosa che riguarda Filippo. Filippo? Ah, sì, certo, Filippo. Beh? Dov'è il ragazzo? È quel che sto cercando di dirti. Beh, fallo venire subito qui. Oh. Cos'è? Il sole è tramontato. Preparatevi a ricevere la vostra principessa. Ah, finalmente. Grazie al cielo.